Un libro che esce nel 2000 a segnare proprio il passaggio, diciamo, da una modalità culturale all'altra. È uno dei pochi libri degli ultimi decenni che tra gli autori italiani effettivamente riescono a cogliere in qualche modo, come si dice in tedesco, lo spirito dei tempi. In pratica è da circa 20 anni che è cominciata la trasformazione dell'Italia, diciamo, contemporanea. Dal 77, che segue in realtà al 73, in Italia è cominciato in qualche modo il riflusso. 73, crisi del petrolio, cambiamento epocale di tutta la situazione globale, ma questo si capirà successivamente. E al rinforzo arriverà poi nell'89, alla fine dell'Unione Sovietica, con la cosiddetta fine della storia. Come dire che non c'è più da impegnarsi a fare la storia, ma semplicemente a gestire l'esistente. In Italia questo passaggio avviene effettivamente alla fine degli anni 70, quando in qualche modo si conclude la stagione del terrorismo, per gli opposti estremismi, così si diceva, e inizia il riflusso. E col riflusso immediatamente la Milano da bere, il modello craxiano, e successivamente, nonostante, anzi grazie a Mani Pulite, Berlusconi, il berlusconismo, quindi l'impero, come dire, dei sensi. È venuta fuori quindi un'Italia che progressivamente ha smesso di pensarsi come attiva, come protagonista della propria storia, per attivare unicamente una prospettiva limitata all'Icat Nunc. Il libro in questione è emerso dall'ambiente della scuola, diciamo, di Umberto Eco. Il gruppo che scrive il libro, nome collettivo Luther Blissett, è in effetti già, come dire, programmaticamente indizio di una precisa volontà di scrittura. E in pratica abbastanza paradossale, quello che appare non è esattamente quello che è. Il gruppo si propone naturalmente in forma, diciamo così, rivoluzionaria, come all'interno del situazionismo, capace di rovinare dall'interno l'esistente. Quindi è una sorta di virus che si propone, vista che non si può fare la storia, di dare alla situazione delle direzioni piuttosto che altre. E ci sono effettivamente manifestazioni abbastanza clamorose di questa strategia. Nasce in qualche modo all'epoca quella che oggi è diventata una delle tante procedure dell'esistente anche mediatico, il flash mob. Quindi azioni coordinate di individui anonimi che creano delle tendenze, ecco la parola chiave, tendenza. Tendenza che sostituisce l'idea di fare storia. Ci si limita a modificare in qualche modo, facendo massa, la direzione delle cose. Quello che non emerge immediatamente è che si fa tutto questo all'interno di quella che è la globalizzazione ormai crescente e soprattutto all'interno di quella che è la modalità di vita dominante, quella appunto del mercato. Quindi la tendenza non sarà che appunto imporre dei tipi di stile di vita piuttosto che azioni vere e proprie. Insomma, questo libro è particolarmente indicativo per farci capire gli equivoci anche ideologici
entro cui ci si muove alla fine del XX secolo. Il libro esce nel 2000 e sta lì proprio a rappresentare quasi un anticipo di tutto quello che verrà nei decenni successivi. E noi oggi decidiamo di parlare del libro appunto limitando l'analisi all'inizio e alla fine, proprio sulla scorta delle indicazioni date all'inizio anni 70 da Lotman, che nota la necessità di procedere all'analisi di qualunque testo, di qualunque azione umana, proprio mettendo in rilievo la cosiddetta cornice, cioè l'inizio e la fine costruiti intenzionalmente, in particolare nelle opere d'arte che hanno appunto una intenzionale modalità di inizio e una intenzionale necessità di chiudere la storia. E in questo caso l'inizio della storia è un prologo che consiste di due parti. Il primo capitoletto assoluto è intitolato in realtà Fuori Europa 1555, un modo diretto e esplicito che sostituisce il C'era una volta dei tempi andati delle fiabe. Fuori Europa, generico, 1555, stanno a indicare esattamente le coordinate spazio-temporale che pretendono di dire qualcosa di vero. Insomma, il 1555 è l'anno in cui, in qualche modo, col Trattato di Cateau-Cambrésis, inizia la nuova Europa, quella in cui si dice che cuius regio, eius religio, in cui cioè fondato è il concetto tipicamente moderno per cui entro certi confini l'individuo deve adeguarsi alla volontà del principe. Sul momento questo significa che il calvinista deve cercarsi uno stato dove c'è un principe calvinista e così via. Detto più in generale, significa che ogni nazione, entro i suoi confini, detta legge alla lettera, fonda il diritto e quindi è esattamente quello il principio che almeno per noi vale appunto fino alla fine del XX secolo. L'altro capitolo è l'occhio di Carafa, evidentemente è un singolare che si contrappone al, diciamo pure, plurale precedente. L'occhio di Carafa è appunto Q del titolo, in pratica una spia che accompagna parallelamente, non sempre da vicino, le vicende del protagonista del romanzo. Il protagonista del romanzo è un plurinominato individuo che attraversa tutte le vicende che seguono alla riforma di Lutero per approdare appunto nel 1555 in un punto fuori d'Europa. Come dire, un individuo che cerca di soggettivarsi, di costruire la propria soggettività entro le vicende dell'epoca, quasi cogliendo il kairos greco, l'opportunità, per rilevare alla fine l'impossibilità di questo progetto e per rifiutarlo esplicitamente in modo chiaro anche, col movimento. C'è un luogo entro cui si agisce, un luogo che dimostra l'impossibilità di approdare a un progetto immaginato e allora bisogna andare altrove, fuori d'Europa. E dall'altra parte invece l'occhio di Carafa è di un altro soggetto che agisce tutto all'interno del piano. L'occhio di Carafa è la spia di un potere, quello del Papa in particolare, ma non è particolarmente decisivo. È l'occhio del, diremmo, burocrate, del civil servant, dell'uomo che insomma si dà anima e corpo alla struttura che si sta costruendo. Quindi da una parte il valore tipicamente moderno dell'individuo che vuole affermare la propria differenza e dall'altra parte la razionalizzazione, cioè l'intenzione omologante del potere che vuole appunto evitare gli spazi alla differenza.
Un libro quindi da questo punto di vista particolarmente ingegnoso, che coglie esattamente il nucleo fondante della modernità. E quindi necessità di raccontare una vicenda da due punti di vista, anamorficamente per dire, per cui il lettore è costretto continuamente ad assumere due punti di vista in qualche modo contrastante. L'individuo che afferma, cerca, propone a sé la libertà e dall'altra parte il potere che agisce attraverso individui e che cerca concretamente di limitare questi progetti. Quindi in un certo senso il conflitto tra due progettualità, la progettualità della libertà, del libertinismo che appunto diventa poi la cultura filosofica operativa del 6-700 che porta all'affermazione dei diritti a vari livelli e dall'altra parte appunto la linearità razionalistica che si esprime al meglio nelle utopie e che concretamente darà luogo a forme di governo come per dire l'assolutismo, il costituzionalismo e varie riforme e varie rivoluzioni fino ad approdare nel XX secolo alla prima, alla seconda guerra mondiale e ai totalitarismi. Quindi in qualche modo c'è davvero la possibilità di leggere in modo ricco quasi tutta la storia della nostra modernità. Le parole esplicite della prima pagina sono in qualche modo utili anche a riflettere sulla stessa, come dire, filosofia della storia. E 1555 viene a segnare quasi la conclusione di un movimento insistito dell'individuo che cerca di realizzare se stesso per 40 anni. E alla fine troviamo queste parole, a iniziare in realtà il libro. Sulla prima pagina è scritto: nell'affresco sono una delle figure di sfondo. Si comincia esplicitamente facendo riferimento alla, come dire, finzionalità del discorso. Non si sta raccontando verità, si sta scrivendo qualcosa che è fatto appunto di pagine scritte, di qualcuno che prende la penna e costruisce, dà una forma alle cose che sono successe. E la conclusione, in realtà l'inizio, è, come dire, la scoperta finale in tutti questi tentativi dell'individuo di realizzare se stesso come homo faber, come colui che fa la storia, si conclude, si scopre semplicemente di essere solo una figura di sfondo. Cioè l'individuo in tutta quanta, come dire, la progettualità, l'impegno che mette nel realizzare i propri progetti, non può che constatare la conclusione di essere solamente uno dei tanti elementi dello sfondo, ammesso che si possa proporre una figura in primo piano. È sicuramente una figura di sfondo nell'affresco che è, come dire, un quadro tipo quelli di Pollock, elementi ingarbugliati con tanti pezzi che, come dire, coesistono, ma di cui nessuno è davvero elemento decisivo. E quindi la scoperta è che l'individuo è non protagonista, ma solo componente molto secondario della storia. Le lettere ingiallite, insomma, in pratica la serie continua con questa affermazione. La moneta del regno dei folli dondola sul petto a ricordarmi l'eterna oscillazione delle fortune umane. Quindi il tema tipicamente rinascimentale della fortuna con la maiuscola, qua qui viene riproposto con la minuscola e al plurale. Le vite umane non sono altro che casi che si intrecciano, per cui in realtà il racconto che se ne può fare è forzatamente alla fine un plot, cioè una selezione di elementi, di frammenti come si dirà, che messi insieme costruiscono una linea, ma che ha almeno bisogno, e qui è la qualità del romanzo, di almeno un'altra linea che si interseca, quella appunto di Q, fortune umane che sono tra l'altro ognuna in eterna oscillazione, cioè non c'è la possibilità di prendere un sentiero e seguirlo continuatamente, ma c'è una continua oscillazione, un continuo andare in su e in giù, cioè non c'è nessuna linearità, nessuna finalità, nessun telos che ci sta là ad aspettare. Siamo costretti continuamente a scoprire i nostri limiti.
Il libro, quindi, è l'unica cosa che rimane preciso e che ha una sua esplicita linearità. C'è un inizio e una fine. All'interno il racconto è fatto di nomi, che ormai sono morti, che comunque nella loro esistenza reale hanno percorso sentieri tortuosi e negli anni sono diventati appunto nomi che, destinati all'anonimato, vengono a riemergere solamente grazie alla memoria di chi in qualche modo li ricorda nel libro. E comunque gente che ha scoperto come nel mondo non esiste innocenza, cioè siamo tutti in qualche modo partecipi delle colpe, dei disastri, delle categorie che noi tenderemmo a semplificare in termini di loro cattivi, noi buoni. Insomma, solo la distanza che consente di risalire a un probabile inizio. Nel 1555 il protagonista è in grado, avendo ormai messo insieme una serie di esperienze complicate e tortuose, di cercare di ricapitolare le cose. Qui segue una serie di date, 1514 e 17, per ricordare come c'è la questione della vendita delle indulgenze, della furia di Lutero e la storia di Fugger che a sua volta anticipa i soldi agli Hohenzollern per poter comprare in qualche modo più potere. E poi appunto Lutero che interviene e in sostanza è una serie di situazioni molto specifiche, figure di primo piano che davvero danno luogo a un movimento, a una serie di frammentazioni entro cui poi anche il singolo che sta raccontando si troverà ad agire. Un punto d'origine, memorie che ricompongono i frammenti di un'epoca, la mia e quella del mio nemico, insomma. E insomma, un individuo che si trova a fare i conti con quella che tendenzialmente chiameremmo storia. Dal punto di vista di Q, l'occhio del potere, in effetti la cosa è molto più semplice. In un certo modo lui sta dentro un quadro che gli dà la possibilità di immaginarsi come esecutore di protocolli, quindi non una ricerca, ma semplicemente una esecuzione. La modalità con cui si riferisce infatti al cardinale Carafa è questa, lo chiama signore e padrone e lui si propone in termini di servitore, quindi esattamente quella dimensione tipicamente hegeliana del servo padrone che in effetti in conclusione vedrà il servo assurgere al posto del padrone, ha una consapevolezza e quindi ha una liberazione che naturalmente però è frutto di controllo, confronto, conflitto, sofferenze, fatica, labor. E in sostanza lui che da un punto di vista di chi vuole che le cose rimangano, come dire, ordinate, sta là a individuare in tutto quello che succede tutti i dettagli che possono indicare che le cose stanno per cambiare. In particolare, lui è in grado di cogliere nelle vicende di Lutero la intenzionalità di un progetto che è capace quindi di creare problemi alla Chiesa. In particolare, più che la vendita alla lotta contro la vendita delle indulgenze, il vero punto focale che individua Q come negativo dal punto di vista dell'ordine esistente, del potere costituito, è la nuova interpretazione che si dà alla scomunica. La scomunica è in tutta quanta l'immagine del potere e il fatto di escludere, di togliere dalla comunità l'individuo che non sta alle regole. E questa è per Lutero, nell'interpretazione che ne propone Q, in realtà solo un atto esteriore. La differenza la fa sulla base di quella che è la nuova modalità di pensare l'uomo fra umanesimo e rinascimento,
il fatto che questa è appunto solo, come dire, espressione di un rapporto di forza, di una relazione di potere che nulla toglie alla vera sostanza della partecipazione alla comunità. La comunità cristiana è fatta non gerarchicamente di uno che detta e degli altri che seguono, ma di individui che interiormente, se vengono anche scomunicati dal potere, devono continuare a essere fedeli alla propria fede. Appunto, la scomunica diventa addirittura un segno di distinzione preziosa. E appunto la grazia che verrà alla fine verrà proprio data dalla scoperta, diciamo, nuova del fatto che Dio è in contatto diretto con l'individuo senza la mediazione di un potere del prete, della Chiesa. E la Chiesa, che è costituita com'è, pretende di dare l'interpretazione. Insomma, la figura che assume il Q in questione è quella del detective, di chi in pratica si dà il compito di raccogliere continuamente dettagli e mettere insieme questi dettagli per ipotizzare quello che sta per essere, per immaginare, insomma, il futuro. È in qualche modo da assimilare proprio all'idea tipicamente moderna del detective. Naturalmente è un detective che, come un qualunque poliziotto, agisce al servizio del potere. L'altro elemento che propone nella seconda delle lettere è una ulteriore e chiara rappresentazione di quello che sta succedendo. L'alleanza tra Lutero e Melatone, che è l'esperto di classicismo, che è quello che di fatto lo aiuta a tradurre la Bibbia, che porterà avanti il progetto di individualismo che si afferma attraverso la abolizione dell'esclusività della traduzione da parte della Chiesa, della possibilità per chiunque ne abbia la capacità di dare al testo una propria interpretazione. Quindi è la filologia in realtà che viene a supporto della teologia. La filologia che già con Lorenzo Valla nel 1400 ha dimostrato l'infondatezza della donazione di Costantino. Ed è qui con la filologia che davvero si dà l'idea della novità dell'umanesimo, della libertà del singolo uomo di andare al di là dei vincoli del potere. Questo è chiaramente per quanto riguarda l'inizio. La conclusione è indice dell'equivoco fondamentale che si è allora individuato nell'idea stessa di libertà. Come va a finire questa ricerca continua di libertà? Naturalmente tralasciamo rapidamente tutta la serie degli eventi che consentono al personaggio di, come dire, confrontarsi con tutte le varie forme di riforma, più o meno, come dire, legata a poteri che più o meno consentono all'individuo di affermare se stessi nel corpo, nello spirito, in Olanda, in Germania e insomma alla fine anche a Venezia, in Italia. Ma l'idea finale è che appunto il protagonista abbandona l'Italia. Da Venezia, insieme a degli ebrei, va a Costantinopoli. L'ebreo veneziano ha in effetti la consapevolezza di essere, come dire, un cosmopolita. L'ebreo è il modello dell'uomo nuovo che non si lascia vincolare dal cuius regio, eius et religio, che è insomma indipendente, che mantiene la propria diversità dovunque si trovi e che va cercando evidentemente di realizzare al meglio se stesso laddove ci sia un potere che lo consenta, senza chiedergli di abiurare alla propria religione. Questo è effettivamente un principio che oggi, a partire dalla Rivoluzione francese, in qualche modo le nazioni europee riconoscono come fondante della propria, come dire, modernità, della propria cultura di civilizzazione. Ed è quindi trovare il modo di portare, come dire,
l'autonomia dovunque. Da un lato abbiamo l'ebreo, che quindi è in grado di stare anche laddove c'è questo principio ed è capace di usare diplomazia, nel caso inganno, nel caso anche forza, per sottrarsi a queste prepotenze. Chiaramente è una sorta di anticipazione di quello che avverrà poi nel Novecento, ma che in realtà è già avvenuto pure prima, nel Medioevo, della, come dire, costituzione dell'identità attraverso l'esclusione, attraverso l'espulsione dell'elemento diverso. E il protagonista ripiglia tra le mani il libro e comincia in effetti a prendere appunti, a scrivere. Un libro che non lascerà traccia, un taccuino fitto di appunti, un'eredità che fa in modo che il destino dei potenti, degli uomini appesi al gesto dell'ultimo coglione, rimangano chiaramente, come dire, meno gloriosi di quello che vorrebbero. Quindi un quadro, un affresco appunto in cui la grande figura in fondo sì, emerge, ma solo per una serie di combinazioni del tutto casuali. Nomi di persone anonime che non dicono niente, ma che hanno incrociato le strategie, le guerre, le hanno fatte saltare, insomma, che hanno creato in qualche modo una ordinata situazione politica attraverso il pure e semplice caso con un gesto o una parola. E l'unico orgoglio di chi sta scrivendo il libro è quello di essere comunque dalla parte di chi ha sfidato l'ordine del mondo, che quindi ha cercato di fare la storia, che ha cercato di realizzare una figura, diciamo, di intellettuale o semplicemente di individuo che vive nel sottofondo, un underground, una subcultura, per usare parole di metà, di fine Novecento, che quindi si oppone alla razionalizzazione, al complot che vuole creare una struttura tutta unificata, un piano preciso. E a ribadire questo c'è anche la lettera che alla fine Q dà a Pietro Carafa, una lettera in cui finalmente il servo si libera dal padrone e ribadisce appunto quest'idea, una storia che è stata costruita da tanti anonimi, una storia che poi verrà raccontata con i nomi illustri in primo piano, ma che hanno veramente tutto in dote da oscuri costruttori del labirinto. E la spia Q alla fine si accorge che fuori del piano non è altro che un vecchio mercenario disarmato. Si rende conto che la sua vita, che è vissuta tutta all'interno del piano, è una vita scivolata, anch'essa insieme alle migliaia, decennio dopo decennio, soffocata nel sangue, e che scelgo comunque di finire a modo mio. Insomma, non esiste un piano che possa comprendere tutte le vite. E la scoperta, insomma, che il senso della vita individuale non potrà mai combaciare con quella di un piano superiore. Il rinnovo, quindi, tipicamente fine Novecento, del privato al posto del pubblico. Il riflusso, la vita da godere, la vita che va recuperata di senso nello stile di vita invece che nella sostanza dell'azione politica. E quindi che qui, nell'ultimissima parte, si ricomincia con Istanbul, Natale 1555, si capisce che questo fuori Europa è appunto l'Oriente, l'impero ottomano. E che cosa è che ha scelto in realtà il protagonista, impossibilitato a realizzare se stesso nella politica europea? Ha scelto di, in fondo, agire in termini di efficacia, cioè si sottrae alla politica del quius regio eius et religio, che chiede di, insomma, farsi parte di un piano, per arrivare in una situazione in cui il piano è stato già deciso, dove però ci sono spazi per il privato di realizzarsi al meglio in termini di edonismo. In pratica la parola esplicita è che
40 anni tanto è corso per strappare nuovamente ai popoli la scelta del proprio destino, e agli uomini quelli della propria fede. Parole, come dire, sante. Effettivamente è quello che succede. C'è un piccolo equivoco, cioè che i popoli fino allora non sono esistiti mai, se non nei termini poi recuperati dall'Ottocento romantico. Comunque, diciamo pure che è così. Il principio dell'eius regio, eius et religio, effettivamente ostacola, come dire, la formazione di quello che noi oggi ancora ci insistiamo a chiamare nazione o popolo. E sicuramente il singolo uomo è costretto a fare scelte di fede, diciamo così, nel privato, che non gli danno molta libertà. Un'epoca si è chiusa, e quindi che cosa succede? Che il protagonista volutamente sceglie la libertà sotto la protezione di un altrove in cui c'è un potente che decide tutto, un sultano che evidentemente esclude ogni possibilità di decisione. Ma dove, guarda guarda, invece della relazione di una società in cui vale il principio impersonale, per cui la legge è uguale per tutti, si stabilisce la possibilità di scovare una nicchia di benessere, perché esiste la relazione persona-persona, dove è la relazione personale che fa la differenza. In pratica si sfugge all'idea dello Stato moderno per recuperare l'idea della comunità. Ed è questa, e quindi la scelta pratica che segue la scoperta che non ci sono insegnamenti da trarne, non c'è alcun piano da seguire, si è detto, ma vediamo un po' che cosa dice l'ultima pagina. C'è il protagonista che sta in una camera e a questo punto, seduto sul letto, pratica, cinge la vita di questa donna e dice: fai attendere i potenti e dimostrerai loro che non li temi. Sì, e ti staccheranno la testa dal collo. Ridiamo, ecco quindi il rapporto col potere, una sorta di sfida individuale. Dopodiché che cosa succede? Mi tiro su, raggiungo la stanza da bagno, il sollievo della mia vecchiaia. In pratica, il senso della vita alla fine degli anni è una stanza da bagno. E quindi, come dice qua, ogni almeno due volte al giorno entra in questa stanza e prova un misto di commozione e compiacimento per la mia condizione. Diciamo pure, con le parole un po' più estreme, la felicità. Cos'è che fa la felicità? Piastrelle blu e verde mare rilucono sul pavimento e sulle pareti. La grande vasca occupa un intero lato per due bracci di larghezza. L'acqua è riscaldata, può venire fatta defluire a piacimento, mescolata con quella fredda. In questa città di sogno, troviamo proprio questa parola, sogno, quindi, come dire, ci si è un po' fatti per sognare questa felicità, i bagni sono indici di una civiltà superiore. Quindi il succo finale di tutta la storia di questo cuo è che la felicità consiste nell'andare al di sotto di un imperatore, di un sultano, di farsi in qualche misura suddito dell'Islam. L'ironia della sorte è che da lì a un anno, nel 2001, ci sarà l'11 settembre. E insomma, c'è una estrema valutazione di una civiltà superiore con una considerazione del corpo e dell'igiene sconosciuta in Europa. L'edonismo contemporaneo, la fissazione dei bagni, la fissazione dei profumi. Mi immergo nel tepore, immobile, appunto, non ci si muove più, non c'è da agire, ci sta solamente da stare in totale rilassatezza. E quindi poi c'è l'idea dello sfoggiare il mio miglior vestito, stivali preferiti, alta al ginocchio, brache larghe, una blusa, il coltello ricurvo, l'elsa. Lo stile di vita consiste nella moda, nel vestirsi in un modo piuttosto che in un altro. Insomma, è davvero un ben godi. E poi, per evitare equivoci, come avviene questo? Nel grande bazar coperto puoi trovare ogni cosa. Dopo aver camminato tra una miriade di banchi e stretti corridoi, al seguito di San Manuel, eccetera, entriamo in un locale che espone spezie e granaglie,
Aromi di ogni tipo investono l'olfatto. Vi sono tavolini bassi, tappeti, quindi come si vede la condizione per poter realizzare questa qualità della vita è il mercato. Fuori di metafora è il mercato della globalizzazione. La globalizzazione che appunto riduce l'individuo a un consumatore, un puro e banale consumatore. Quindi si incontrano dei mercanti e a togliere ogni equivoco andiamo a vedere qual è poi il contenuto, cioè qual è lo stile di vita definitivo di questa persona che si è così pienamente autorealizzata con l'impero musulmano. Si incontrano quindi il servitore versa un liquido scuro dal profumo intenso e sconosciuto. Guardo Yosef, mi parla in fiammingo, la lingua dei tempi remoti di Anversa. È proprio l'affare di cui dobbiamo discutere, assaggialo. Un sorso diffidente, il liquido caldo scende in gola, un sapore forte, leggermente amaro. Subito si fa largo una sensazione di vigore e rinnovata acutezza dei sensi. Un sorso più lungo e sulla lingua rimangono i grani posati sul fondo della tazza. Buono, ma non capisco. Si chiama Kave e si ottiene da una pianta che cresce nelle regioni d'Arabia. In poche parole, è il caffè. E qui innesta il discorso una, come dire, spiegazione su come viene prodotto questo tipo di bevanda e sulla progettualità affaristica che è nella mente, in questo modo, in questo momento dell'ebreo. Credimi, le rozze genti d'Europa apprezzeranno uno dopo l'altro questi piccoli piaceri che rendono la vita degna di essere chiamata tale. Sorrido e penso alla mia vasca ricolma d'acqua tiepida. Continua. Qui stanno già nascendo botteghe per la degustazione di bevande rigeneranti. Luoghi come questi, dove si conversa, si fanno affari, si fuma il tabacco, da queste fantastiche pipe ad acqua. Vedrai, non ci vorranno molti anni per introdurre in Europa simile abitudine. Questa è la contemporaneità in cui gli individui si rintanano in questi locali, li chiamiamo caffè, bar, pub e via di questo passo, ma dove evidentemente rinunciano veramente all'impegno per un piano o progetto a favore di abitudini che sono ovviamente solo puro edonismo. L'Europa è finita, ora che si sono messi d'accordo ricominceranno a farsi la guerra. A noi rimane il mondo. Ecco, l'ideologia che è nata in realtà dal 77, schematizzando sex, drug and rock and roll, identificabile con tutte queste cose da mercato che continuano ad essere oggi identificate con le parole di libertà che naturalmente i libertini portano avanti dentro l'Europa per chi non è scappato con grande sacrificio appunto fino a elementi tipicamente politici dell'illuminismo nelle varie rivoluzioni con tutte le esagerazioni certamente ma appunto perché magari gli individui che sono consapevoli se ne scappano altrove. Quest'altrove non sarà in questi termini necessariamente Costantinopoli ma sicuramente è il pub, è la discoteca, sono i luoghi dove si fuma. E quindi, come dire, per concludere, il tempo non cesserà di elargire sconfitte e vittorie a chi proseguirà la lotta. Bello sanno che è faticoso il fare storia. E allora lui sorseggia soddisfatto, lontano da questi impegni. Ci spetta il tepore dei bagni, possono i giorni trascorrere senza meta, non si prosegue l'azione secondo un piano. Ecco, l'ideologia vincente di fatto di Q, un libro culto che naturalmente ha un grande eco, diventa un libro culto proprio perché in effetti inneggia all'edonismo.